Sicuramente il palio che andremo a vivere in questi giorni è un palio particolarissimo dal punto di vista delle inimicizie. Ben 9 contrade sono coinvolte infatti in queste inimicizie, soltanto la Selva è esclusa da questo. Per andare a trovare un palio simile non dobbiamo fare molta strada, anche se poi è l'unico. Dobbiamo arrivare infatti al 2 luglio 2013 con la carriera vinta dall'Oca con il cavallo Guess e il fantino Giovanni Azzeni detto Tittia, per capitano Claudio Cocchia che vinceva all'esordio, per trovare un palio anche con 9 inimicizie. Quella volta fuori da queste inimicizie c'era soltanto la Pantera. Anche perché se andiamo indietro nel tempo è difficile trovare un altro palio con tante inimicizie, perché molte inimicizie sono nate infatti, molte rivalità sono nate nel Novecento. Pensiamo non so, a quella tra Val di Montone e Nicchio che è nata nel 1952, o quella tra Istrice e Lupa che è nata negli anni 30, o tra Leocorno e Civetta addirittura nel 1960, o Aquila Pantera nel 1947. Altrimenti, se sulla carta possiamo andare indietro nel tempo e trovare alcuni pali dove c'erano molte rivalità, cioè per esempio quello del 17 agosto 1876 vinto dalla Lupa, e quello più recente del 2 luglio 1946 che vide trionfare il Val di Montone. Onda, 16 agosto 2013. Pur trattandosi di un rapporto di inimicizia che potremmo definire non reciproco, l'Onda considera la Torre quale sua storica avversaria e l'ultima vittoria al suo cospetto è quella dell'agosto 2013. In un lotto di cavalli non di primo piano, l'unico barbero ad aver vinto in precedenza era lo Specialista, toccato alla Lupa e per la quinta volta montato da Scompiglio. Tuttavia il miglior cavallo era senza dubbio Morosita prima, toccato all'Onda ed era in grande crescita sin dalle prove. Dalla mossa valida partirono davanti Lupa, Oca e Tartuca, attardate la Torre e la stessa Onda, che però riuscì subito a recuperare terreno girando terza al Casato. La Lupa rimase in testa fino al secondo passaggio davanti al palco delle comparse, quando fu passata proprio dall'Onda, uscita indenne da un contatto con Scompiglio al secondo San Martino. Il resto della carriera fu una formalità per Tittia, appena impensierito dallo scosso del Nicchio e dalla tardiva rimonta della Torre. Seconda vittoria in 2 anni per Capitan Coppini. Nicchio, 2 luglio 1988. Il 16 agosto 1998 il Nicchio vinse senza il montone in piazza. Per risalire all'ultimo trionfo al cospetto della rivale bisogna fare un salto indietro di altri 10 anni. Favorito d'obbligo era proprio il Nicchio, con il Nero Benito affidato al giovanissimo Massimo Coghe. Buone possibilità per l'Onda con Vipera e per l'Oca con Galleggiante, montato da Aceto al suo 19° ed ultimo palio col giubbetto tricolore. Il montone, con Pesse, cercò di ostacolare il Nicchio durante tutta la mossa, ma al momento decisivo il Coghe riuscì a sfilare via ottimamente appaiato all'Onda. La carriera visse esclusivamente di questo duello decisivo, che si risolse col sorpasso capolavoro al secondo Casato. Benito fece il resto, vincendo col tempo da record di 1 minuto e 13 secondi. Per il Nicchio, il palio della rivincita, dopo la clamorosa purga del settembre 1986. Tartuca, 2 luglio 2009. L'ultima vittoria tartuchina è quella dell'agosto 2010, ma in quella occasione la chiocciola non era in piazza, al contrario del palio di luglio del 2009. La Tartuca era la grande favorita di quella carriera, con il fenomenale Già del Menhir. Baciate dalla buona sorte anche l'Istrice con Elisir ed il Drago, a cui toccò per la terza volta Fedora Saura. Assegnazione favorevole anche per la chiocciola e per la Pantera, rispettivamente con Istriceddu ed Elfo di Montalbo. Tutte le monte si assestarono da subito ed il palio si corse in 9 per la defezione della Civetta, il cui barbero, Iesael, si infortunò durante la prova generale. La mossa, data da Giorgio Guglielmi di Vulci, fu lunga quasi un'ora e ricca di complicazioni. Il Drago e Fedora Saura si ritrovarono per la terza volta di rincorsa dopo i precedenti del 2007 e del 2008. Al momento decisivo, Gingillo prese subito il comando, seguito dalla Lupa e dalla Pantera. La chiocciola invece rimase attardata. La superiorità di Già del Menhir si manifestò sin dalle prime falcate ed il palio non ebbe praticamente storia e la Tartuca vinse nettamente davanti all'Oca con De sulla sorprendente Indira Bella.